Buongiorno a tutti, faccio questo annuncio per un problema molto grave che ha colpito il nostro territorio. Il nemico invisibile che era alle nostre porte ha colpito anche la nostra comunità. Stamattina ho appreso la notizia che la nostra concittadina Giuseppina Prisco di Via Marchese di Rivaldi 58 è positiva al coronavirus. Quindi vi prego, tutte le persone che hanno avuto contatti con la signora Prisco nei 14 giorni precedenti alla data attuale, di comunicarlo immediatamente al medico di base che poi provvederà a segnalarlo all'ASL, all'unità operativa di prevenzione collettiva per eventuali tamponi. Cerchiamo di essere ancora più prudenti da questo momento in poi. Siamo in trincea, se prima c'era massima attenzione da parte della nostra comunità, adesso ci deve essere totale veramente rispetto delle regole. Cerchiamo di contenere questo nemico invisibile che è arrivato alle nostre porte. Stavamo preparando quelli che erano i buoni pasto, volevamo essere tempestivi per dare una risposta immediata, lo saremo nonostante tutto, forse non riusciamo nella giornata di domani a preparare già i buoni perché impegnati in tutte quelle che sono le ordinanze e la prevenzione di questo pericolo che da stamattina colpisce la nostra comunità. Quindi vi prego, adottate tutte le cautele, tutte le misure di prevenzione possibile. Ci dispiace moltissimo perché signora Prisco è impegnata in campo sanitario, è stata pure lei colpita da questo coronavirus, però ci dobbiamo tutelare e difendere la salute collettiva. Cerchiamo di essere prudenti, adottiamo tutti i dispositivi di sicurezza che avete, restiamo a casa il più possibile e chi ha avuto contatti, ripeto, nei giorni precedenti alla data attuale, nei 14 giorni precedenti, lo deve immediatamente comunicare o a me o al proprio medico di base e rivolgersi all'OPC.